Imitazione di Cristo. Libro secondo. Capitolo primo. Prima parte. Il raccoglimento interiore. Il regno di Dio è dentro di voi, dice il Signore. Volgiti a Dio con tutto il tuo cuore, lasciando questo misero mondo, e l'anima tua troverà pace. Impara a disprezzare ciò che sta fuori di te, dandoti a ciò che è interiore, e vedrai venire in te il regno di Dio. Esso è appunto pace e letizia nello Spirito Santo, e non è concesso ai malvagi. Se gli avrai preparato dentro di te una degna dimora, Cristo verrà a te e ti offrirà il suo conforto. Infatti ogni lode e ogni onore che gli si possa fare viene dall'intimo, e qui sta il suo compiacimento. Per chi ha spirito di interiorità è frequente la visita di Cristo, e con essa un dolce discorrere, una gradita consolazione, una grande pace e una familiarità straordinariamente bella. Via, anima fedele, prepara il tuo cuore a questo sposo, cosicché si degni di venire presso di te e di prendere dimora in te. Egli dice infatti: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e verremo a lui e abiteremo presso di lui. Accogli dunque Cristo e non far entrare in te nessun'altra cosa. Se avrai Cristo, sarai ricco, sarai pienamente appagato. Sarà Lui a provvedere e ad agire fedelmente per te. Così non dovrai affidarti agli uomini. Questi mutano in un momento e vengono meno rapidamente, mentre Cristo resta in eterno e sta fedelmente accanto a noi fino alla fine. Non dobbiamo far molto conto sull'uomo, debole e mortale, anche se si tratta di persona che ci è preziosa e cara. Né dobbiamo troppo rattristarci se talvolta ci combatte e ci contrasta. Quelli che oggi sono con te, domani si possono mettere contro di te. Spesso si voltano come il vento. Riponi interamente la fiducia in Dio, e sia Lui il tuo timore e il tuo amore. Risponderà Lui per te e opererà per il bene nel modo migliore. Non hai stabile dimora quaggiù. Dovunque tu abbia a trovarti, sei un forestiero e un pellegrino. Né mai avrai pace se non sarai strettamente unito a Cristo. Perché ti guardi tutto attorno quaggiù, se non è questo il luogo della tua pace? La tua dimora deve essere tra le cose celesti, quelle terrene le devi guardare come di passaggio. Passano tutte le cose, e con esse anche tu. Vedi di non invischiarti, per evitare di essere catturato e perire. Sia il tuo pensiero sempre presso l'Altissimo, e la tua preghiera si diriga senza sosta a Cristo. Che se non riesci a meditare le profonde realtà celesti, cerca rifugio nella passione di Cristo e prendi lieta dimora nelle sue sante ferite. Se ti sarai rifugiato con animo devoto nelle ferite e nelle piaghe preziose di Gesù, sentirai un gran conforto nella tribolazione e non farai molto caso del disprezzo degli uomini, sopportando con facilità quanto si dice contro di te.